Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Sini e vi parlerò oggi di sharing economy e turismo. Non ho sbagliato l'immagine, ho scelto questa immagine apposta perché oggi stiamo parlando dell'era del cambiamento e credo che ogni volta che si parla di cambiamento si debba parlare anche di un'opportunità. Io in questa immagine vedo una pallina da baseball, o meglio vedo un'opportunità che arriva e vorrei, prima di iniziare, che passiate un minuto sopra questa foto a guardare le facce e le reazioni di queste persone verso questa pallina, questa opportunità che arriva. C'è chi la vuole fortemente, c'è chi è molto preoccupato, c'è chi assolutamente incurante e c'è anche invece chi la vorrebbe ma non sa da dove iniziare. Allora, benvenuto, come detto, mi chiamo Luca Sini e sono qui oggi anche come cofondatore di una startup che si occupa di sharing economy e turismo. Per iniziare vorrei condividere con voi tre cose che in questa vita mi hanno condizionato parecchio e hanno condizionato il mio percorso fino ad oggi. La prima è stata lo sport. Quando ancora me lo potevo permettere facevo giocatore di pallacanestro semiprofessionista, non sono mai riuscito a sfondare ma ho imparato tante cose. La prima che ho imparato è, dallo sport è quello che un insieme di persone possono riuscire a fare quando marciano congiuntamente verso lo stesso obiettivo. Qualcosa che un singolo non potrà mai raggiungere. Finalmente smisi di giocare a basket a 24 anni grazie all'Erasmus. Erasmus che feci prima in Spagna e poi in Irlanda e che mi ha permesso per la prima volta di approcciare una cultura diversa dalla mia e di viverla fino in fondo e di iniziare un percorso che mi ha portato a vivere in 7 città diverse negli ultimi 7 anni. In uno di questi 7 anni sono tornato a casa e ho avuto la fortuna di lavorare nell'impresa familiare accanto a mio padre. Mio padre è titolare di un'azienda che commercializza prodotti di abbigliamento multimarca. Ho visto cosa vuol dire l'arrivo del cambiamento e dell'evoluzione in un contesto stabile e tradizionale, che fino a ieri era abituato a basare il proprio business sui numeri e all'improvviso si trova a non avere più la benché minima certezza. Ho visto quindi quanto sia importante essere sempre pronti all'avvento del cambiamento e dell'innovazione. E ho visto anche cosa vuol dire tirare avanti con tutti se stessi la propria idea e qualcosa in cui si crede. Così, dopo un master in Inghilterra, sono tornato in Italia per presentare la mia idea di business a uno Startup Weekend. Uno Startup Weekend è un evento in cui in un minuto puoi presentare la tua idea e se la tua idea piace, vieni premiato per portarla avanti nei 3 giorni successivi con questo sofisticato metodo di voto, post-it. Quindi ci selezionarono e per 3 giorni lavorammo al progetto. 3 giorni molto intensi e fummo premiati anche. Questo fu l'inizio della mia avventura che insieme a Pietro ed Andrea, i miei 2 cofondatori, ci ha portato a creare Guide Me Right. Guide Me Right è un marketplace online dove oggi potete scoprire e prenotare delle esperienze locali autentiche in compagnia di un esperto locale che noi chiamiamo Local Friend. Molto semplice, come tutti i portali di questo tipo, si può andare sul sito, sull'app, si può scegliere, si prenota e alla fine, questo ve lo dico perché è importante per il discorso, si condivide la propria recensione con il resto della community. Perché siamo arrivati a investire la nostra vita in questo progetto? Andiamo a vedere quello che è successo nell'industria turistica, che rappresenta solo uno dei modi in cui l'innovazione ha cambiato il nostro mondo negli ultimi 30 anni. 20-30 anni fa eravamo abituati, quando volevamo viaggiare, ad andare in agenzia e a scegliere tra i 20 pacchetti che ci venivano proposti. All'improvviso è arrivato Google e sono arrivate tutte le informazioni che volevamo a portata di mano, online. Ci siamo abituati ad andare a cercarle online, le trovavamo. E quindi siamo andati sempre più spesso online, fino a un momento in cui queste informazioni sono diventate troppe, non riuscivamo più a gestirle. Allora abbiamo cercato scorciatoie. Scorciatoie che abbiamo trovato grazie a community dove le persone recensiscono e ci permettono di filtrare le informazioni che troviamo online. Questo però ha portato a quello da cui cercavamo di fuggire, quella standardizzazione a cui cercavamo di fuggire, perché oggi milioni, forse miliardi di persone cercano informazioni online e vengono indirizzate verso quelle 10-20 attrazioni che hanno il miglior feedback online. E questo porta a una standardizzazione 2.0 dell'esperienza di viaggio. Questo è vero nel turismo, ma è vero in tanti altri settori. Cosa abbiamo imparato? Che sullo smartphone
possiamo trovare ormai tutto, qualsiasi tipo di informazione, in qualsiasi momento. Ma ad oggi non possiamo ancora vivere esperienze autentiche con il nostro smartphone. Qualcosa doveva cambiare, questo nell'utilizzo della tecnologia. È da qui che nasce un movimento come quello della sharing economy. Non so chi di voi qua sia familiare col concetto di sharing economy, però a me piace definirla così. È un movimento per cui non esiste più il possesso delle cose, ma piuttosto l'accesso a tutto. E allora, tramite la sharing economy, un privato può guadagnare condividendo delle risorse che ha a disposizione, come ad esempio un posto libero in macchina, una casa vuota, una camera vuota a casa sua o del tempo libero, e può quindi offrire un'esperienza a qualcuno e guadagnare attraverso quella che è prima di tutto un'esperienza anche sociale. Però sharing economy rappresenta molto di più, rappresenta un cambiamento su tutto l'ecosistema, il mondo in cui viviamo. Il primo player a livello mondiale, quello che ha impattato di più, è stato sicuramente Airbnb. Su Airbnb potete mettere in affitto la vostra casa, o meglio, una stanza della vostra casa. Ma perché sono così devastanti questi marketplace, queste realtà? Perché non è solo la tecnologia, ma è la community che sviluppa e che si crea grazie a questa tecnologia. Il passaparola, una crescita scalare che non è possibile in altri contesti. Per farvi capire, se nel 2008 su Airbnb avveniva una prenotazione al giorno, appena 4 anni più tardi avveniva una prenotazione ogni 2 secondi. Questi sono meccanismi di crescita che il mondo tradizionale non sarebbe in grado di reggere, né di regolamentare, né di monitorare. E allora c'è uno scontro, dobbiamo andare a capire cosa succede in questo confronto tra il mondo tradizionale in cui siamo cresciuti, o a cui ci hanno educato, e il mondo nuovo, semplificato, dinamico, in cui stiamo vivendo. Andiamo a vedere, ad esempio, come funzionava in Italia, ma anche in altri paesi, quando si voleva andare a offrire un servizio. C'era un ente pubblico che stabiliva tutti i servizi che potevano essere offerti, emetteva una norma, a fronte della norma emetteva una licenza. Chi voleva offrire il servizio, finalmente titolare della licenza, poteva andare a vendere il proprio servizio tramite degli intermediari offline. Oggi questo è cambiato. Oggi non c'è più un intermediario offline, ma c'è un marketplace online. La tecnologia ci connette, mette in contatto chi vuole offrire un servizio con chi ne vuole usufruire. E soprattutto quello che è cambiato è chi decide chi può far cosa. Chi decide chi è bravo a far qualcosa. Non è più un ente pubblico centrale che mi dice tu puoi farlo, ma è una community. Milioni di persone che condividono la propria recensione e ci permettono di formare la nostra reputazione online in un sistema che, andando a crescere, diventa sempre più meritocratico. Allora, il mondo in cui stiamo vivendo è un mondo connesso, è un mondo dinamico ed è un mondo sempre accessibile. Ed è anche un mondo particolarmente competitivo. Però attenzione, non è necessariamente più competitivo. È semplicemente cambiata la maniera in cui si compete. Quindi se fino a ieri io ero un utente passivo, oggi posso scegliere di essere protagonista attivo delle mie scelte di acquisto. E domani posso scegliere di essere imprenditore per un giorno, mettendo in affitto la mia stanza su Airbnb, ad esempio. E l'Italia qua come si comporta? Stiamo emettendo una legge sulla sharing economy, che è sicuramente un modo di reagire a questo cambiamento. Però attenzione, perché reagendo si rischia di andare a bloccare un fenomeno che ancora non conosciamo e che non sappiamo come si evolverà. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare veramente è: dobbiamo adattare la sharing economy al nostro sistema, o piuttosto il nostro sistema alla sharing economy? Io credo che la risposta sia questa. Dobbiamo semplificare per essere più rapidi, per reagire ai cambiamenti del mercato, dell'ecosistema in cui viviamo e competiamo, e dobbiamo permettere alla gente di partecipare a questo cambiamento. Quindi se fino a ieri il pubblico ci diceva chi poteva fare cosa, oggi il pubblico dovrebbe permettere questi sistemi di evoluzione, di cambiamento, tutelando un po' tutti, ma solo con dei paletti ristretti che ci permettono di operare al nuovo, e dovrebbe considerare anche il vecchio, rendere
tradizionale, a quelle persone in possesso di una licenza, di competere con questo nuovo, che è completamente deregolamentato. E solo in questa maniera si potrebbe creare un ecosistema in cui tutti congiuntamente e attivamente contribuiscono alla crescita di questo nuovo mondo. Quindi, per chiudere, questa pallina da baseball per me rappresenta la sharing economy, o comunque, come la si voglia chiamare, questa opportunità che sta venendo verso di noi. È un'opportunità per iniziare a gestire il tutto in maniera diversa, è un'opportunità per il pubblico di avere un ruolo da abilitatore, ed è un'opportunità per tutti noi di iniziare a far crescere questo sistema, di prenderne parte e, grazie a noi, di indirizzarlo verso la direzione giusta che permetta a noi e al nostro paese di crescere una volta per tutte. Grazie. Luca Sini.